Siamo d'accordo su tutto. Allora da oggi inizi. Buongiorno. Scusi il ritardo, eh. Buongiorno. Che cosa posso essere utile? Ho bisogno che lei mi assicuri alcune cose. Sono qui per questo. Che cosa ho bisogno che io le assicuri? Vede, lei parte già male. Io prima l'ho chiesto che lei mi deve assicurare alcune cose, nel senso che mi deve garantire alcune cose circa la sua professionalità. Sì, sì, certo. Salve, io sono Greta, la sua segretaria. Queste sono alcune pratiche. Il boss mi ha detto che deve controllarle lei. Aspetti, dove va? Ecco, lei mi deve assicurare la presenza di questa signorina durante tutta questa nostra chiacchierata. Me lo può assicurare questo? D'accordo. Ma perché si siede lì? È piuttosto banale. Si accomodi sulla scrivania, signorina. Senta, guardi, io voglio essere molto, molto sincero con lei. Lei mi è molto simpatico, ma molto simpatico. Il problema è che non capisco quale sia la sua reale esigenza rispetto a me. Ho bisogno di contesti come questi. Ma in che senso, scusi me? Privi di banalità, ma ragioni. Non trova che prima che la signorina si mettesse seduta così sulla scrivania era tutto piuttosto banale? No, certo, ma io stesso tendo ad evitare tutte quelle situazioni molto molto banali, ma il fatto è che io qui starei lavorando, vedi? E sto cercando di venirle incontro per proporle qualcosa che... Ad esempio, ci sarebbero tutti quelli che sono dei servizi assicurativi riguardanti il family welfare che potrebbero fare sicuramente a caso suo. Vede, oggi si usano termini inglesi per dimostrarsi evoluti. È una cosa di una banalità disarmante. Ma no, vedi, questi qua semplicemente vanno a tutela del nucleo familiare. Ma è nucleo familiare, ma si rende conto che lei mi sta soffocando con la sua banalità? Ma lei ha qualche esigenza in particolare? Ovviamente sì, signorina. Io vorrei fare un'assicurazione vitalizia contro ogni forma di banalità. E ringraziate che non ho ancora firmato il contratto, perché il ragazzo qui ne ha sfoggiata tanta in poco tempo. Tesoro! Sì? Guarda che Carla ci sta aspettando per cena! Allora, non ti preoccupare, ho già detto che non andiamo. Ho una bellissima sorpresa per te stasera. Davvero? Sì? Sì, ma banalità di per sé è un concetto un po' vago e molto soggettivo. Vago e soggettivo, dice? Ma lo vede a cosa porta l'estrema banalità? Oh! Ma perché sei uscita? Ci stavamo divertendo, no? Adesso tra un po' parte una bellissima festa, dai, rientriamo. Ma ti sei reso conto di dove andare? Ma hai una mezza idea di dove mi hai portato? Senta, matrimonio significa sacrificio, lei questo già lo sa. Immagino sia in pensione. E nel corso della vita che cosa ha fatto? Ho lavorato per 40 anni all'ufficio del catasto. Ho campato e fatto crescere 3 figli con un doppio lavoro. Ho fatto una vita di sacrifici estremamente banale e ora necessito di nuovi stimoli. Beh, qualche soldo da parte ce l'ha. Sì, qualcosa. Allora vada via. Scappi in qualche isola, qualche lido nascosto, un posto poco banale, tipo il Messico, Cuba, sti posti.
L'est europeo? Io non lo trovo banale. Lei che ne dice? Ma è perfetto, è bellissimo. Magari. Ma mi sembra impossibile. Come la mettiamo con mia moglie? Ma lasci perdere, non c'è nessun tipo di problema. Abbiamo qui il nostro family welfare, vede? Sai com'è il fatto? Lei purtroppo per tutta una serie di persone, tutti quelli che rientrano all'interno di un regime di banalità, lei potrebbe risultare un attimino, non so, affetto da demenza senile, ma solo per loro, solo per loro. Quindi noi che cosa facciamo? Con questa polizza assicurativa andiamo a tutelare sua moglie nel caso di un suo ipotetico degenero, o nel caso di una sua ipotetica fuga verso lidi esotici, ad esempio. Ma cosa dice? Che mia moglie non si arrabbia? Non è mica colpa sua se lei ha perso totalmente il senno e la lucidità. Sa, penso che lei possiamo essere davvero una bella coppia. Professionale.